Capitolo 75 di tutti i fatti del Grande Cane che regna aguale. Vovi cominciare a parlare di tutti gli grandissimi meraviglie del Grande Cane che aguale regna, che Coblain cane si chiama, che vale a dire in nostra lingua lo Signore degli Signori. E certo, questo nome è bene diritto, perciò che questo grande cane è il più possente Signore di genti, di terre e di tesoro che sia né che mai fue. Da Adam in fino al di ed oggi. E questo mostrerò che è vero in questo nostro libro, sicché ogni uomo ne sarà contento, e di questo mostrerò ragione. Capitolo 76. Della grande battaglia che il grande cane fece con Naian. Or sappiate veramente che chi è della diritta schiatta di cinghi cane, dirittamente da essere Signore di tutti i Tartari. E questo Coblaino è lo sesto cane, cioè a dire che egli è di capo del sei grandi cani che sono fatti infino a qui. E sappiate che questo Coblain cominciò a regnare nel 1256 anni. E sappiate che egli ebbe la signoria per suo grande valore e per sua prodezza e senno, che gli suoi fratelli gliele voleano torre e gli suoi parenti. E sappiate che di ragione la signoria cadea a costui». Egli è che gli cominciò a regnare quarantadue anni fino a questo punto, che corre mille duecento novantotto anni, egli puote bene avere da ottantacinque anni. E in prima che gli fosse signore andò in più osti, e portossi gagliardamente, sicché era tenuto prode uomo dell'arme e buono cavaliere. Ma poscia che gli fu signore, non andò in oste, ma in una volta e que fue nell'anno 1286 e io vi dirò perché fue egli è vero che uno che ebbe nome Nayan lo quale era uomo del grande cane e molte terre tenea da lui e province sicché poteva bene fare quattrocentomila duomini a cavallo e suoi anticessori anticamente soleano essere sotto il grande cane e era giovane di venti anni or disse questo Nayan che non volea essere più sotto il grande cane, ma gli torrebbe tutta la terra. Alotta mandò Naian a Kaidu, che era uno grande signore e era nepote del grande cane, che venisse dall'una parte e egli anderebbe dall'altra per togli la terra e la signoria. E questo Kaidu disse che bene gli piace e disse che egli sarà e bene apparecchiato a quello tempo che aveano ordinato. E sappiate che questi aveva da mettere in campo bene centomila uomini a cavallo e sì vi dico che questi due baroni fecero grande raunata di cavalieri e di pedoni per venire addosso al grande cane. Capitolo 77 E quando il grande cane seppe queste cose, egli non si spaventò e nemica, ma sì come savio uomo disse che mai non volea portare corona né tenere terra se questi due traditori non mettesse a morte. E sappiate che questo grande cane fece tutto suo apparecchiamento in ventidue die celatamente sicché non si seppe fuori del suo consiglio egli ebbe bene trecentosessantamila duomini a cavallo e bene centomila uomini a piede e sappiate che tutta questa gente fuoro di sua casa e perciò fece egli così poca gente e se egli avesse richiesto tutta sua gente egli n'avrebbe avuta tanta che non si potrebbe credere ma avrebbe troppo posto e non sarebbe fatta segreta. E questi trecentosessantamila di cavalieri che egli fece fuoro pur falconieri e gente che andava drieto a lui. E quando il grande cane ebbe fatto questo apparecchiamento, egli ebbe suoi starlogi e dimandogli se egli dovea vincere la battaglia. E egli risposero di sì, e che egli metterebbe a morte suoi nemici. Lo grande cane si mise in via con sua gente e venne in venti giornate a uno piano grande ove Naiano era con tutta sua gente che bene erano trecentomila di cavalieri. E giunsero uno die la mattina per tempo sicché Naian non ne seppe nulla perciò che il grande cane si fatte pigliare le vie che niuna ispia gliele poteva rapportare che non fosse presa. E quando il grande cane giunse al campo con sua gente Naiano stava sul letto con la moglie in grandi solazzi, che molto le volea grande bene. Capitolo 78 Comincia la battaglia Quando l'alba del die fu venuta e il grande cane apparve sopra il piano ove Naiano dimorava molto segretamente, perché non credea che il grande cane ardisse per niuna cosa di venirvi, e perciò non facea guardare lo campo né dinanzi né di rieto. Lo grande cane giunse sopra questo luogo e aveva una bertesca sopra quattro leofanti, ove aveva suso insegne, sicché bene si vedevano dalla lunga. Sua gente era ischierata a trentamila a trentamila, e intorniaro tutto lo campo in uno. momento. E ciascuno cavaliere aveva uno pedone in groppa con suo arco in mano. E quando Naiano vide lo grande cane con sua gente, egli furono tutti smariti e ricorsero allarme e schieraron bene e ordinatamente e a conciarsi sì che non era se non a fedire a lotta cominciò a suonare molti stormenti e a cantare ad alta voce però che l'usanza dei tartari è cotale che infino che il naccaro non suona che è uno istormento del capitano mai non combatterebbero e infino che suona gli altri suonano molti stormenti e cantano Or elo cantare lo sonare sì grande da ogni parte che ciò era maraviglia. Quando furono apparecchiati trambo le parti e li grandi naccari cominciaro a sonare e l'uno venne contra l'altro e cominciaronsi a fedire di lance e di spade. E fu la battaglia molto crudele e fellonesca e le saette andavano tanto per aria che non si poteva vedere l'aria se non come fosse piova. E li cavalieri cadeano a terra dell'una parte e dell'altra, e era vitale tale rumore che gli truoni non sarebbero uditi. E sappiate che Naiano era cristiano battezzato, e in questa battaglia aveva egli la croce di Cristo sulla sua insegna. E sappiate che quella fu la più crudele battaglia e la più paurosa che fosse mai al nostro tempo, né ove tanta gente morisse, e vi morìo tanta gente tra da luna parte e dell'altra. Che ciò sarebbe maraviglia a credere. Ella durò e dalla mattina infino al mezzodie passato, ma da sezzo lo campo rimase al grande cane. Quando Nayan e sua gente vide che egli non poteva sofferire più, si misero a fuggire, ma non valse nulla, che pure Naian fu preso, e tutti i suoi baroni e la sua gente si rendeo al grande cane. Capitolo 79 come Nayan fu morto. E quando il grande cane, Seppe che nayan era preso, egli comandò che fosse ucciso in tale maniera che egli fu emesso su uno tappeto e tanto pallato e menato qua e, e là che morì. E ciò fece che non volea che il sangue del lignaggio dello imperatore facesse lamento all'aria. E questo Naiano era di suo lignaggio. Quando questa battaglia fu vinta, tutta la gente di Naian fecero rendita al grande cane e la fedeltate le province sono queste la prima è Ciorcia la seconda Cauli la terza Barascol la quarta Singhitigni quando il grande cane ebbe vinta la battaglia gli saracini e gli altri che verano de diversa gente si diedero maraviglia della croce che Naian aveva recato nell'ansegna e diceano verso li cristiani Vedete come la croce del vostro idio ha aiutato Nayan e sua gente? E tanto diceano che il grande cane lo seppe e crucciossi contro coloro che dicean villania agli cristiani e fece chiamare gli cristiani che qui vi erano e disse Se il vostro idio non ha aiutato Nayan, egli ha fatto grande ragione perciò che Dio è buono e non volle fare se non ragione. Nayan era disleale e traditore che venia contra suo signore e perciò fece bene dio che non l'aiutòe li cristiani dissero che egli aveva detto il vero che la croce non volea fare altro che diritto e egli ha bene quello di che egli era degno e queste parole della croce furono tra lo grande cane e i cristiani capitolo 80 come il grande cane tornò nella città di coblau quando lo grande cane ebbe vinta la battaglia, come voi avete udito, egli si tornò alla grande città di Coblau con grande festa e con grande solazzo. E quando l'altro re, Kaidu avea nome, udio che Nayang era sconfitto, non fece oste contro il grande cane, ma ebbe grande paura del grande cane. Or avete udito come il grande cane andò in oste, che tutte le altre volte pur mandò i suoi figliuoli e i suoi baroni. E questa volta vi volle andare pure egli, perciò che il fatto gli parea troppo grande. Or lasciamo questa materia e ritorneremo a contare degli grandi fatti del grande cane. Noi abbiamo contato di quale legnaggio egli fu e sua nazione. Or vi dirò degli doni che gli fece agli baroni che si portarono bene nella battaglia, e quello che gli fe' a quelli che furono vili e codardi. Io vi dico che Alli Prodi diede che se egli era signore di cento uomini, egli lo face di mille, e facegli grandi doni di vasellamenti d'ariento e di tavole di signore. Quegli che ha signoria di cento ha tavola d'ariento, e quello che l'ha di mille l'ha doro o d'argento e d'oro, e quegli che ha signoria di diecimila ha tavola d'oro a testa di lione. Lo peso di queste tavole si ecco tale che quel cassegnoria di cento o di mille la sua tavola pesa libre 120, e quella che testa di lione pesa altrettanto. L'altre sono d'argento. E in tutte queste tavole è scritto uno comandamento e dice così: per la forza del grande Dio e della Grande Grazia che donata al nostro Imperatore, lo nome del grande cane sia benedetto. E tutti quelli che no ubbideranno siano morti e distrutti. E ancora questi che hanno queste tavole, hanno privilegi, ovè scritto tutto ciò che debbono fare nella loro signoria. ancor vi dico che colui che ha signoria di centomila o è signore d'una grande oste generale, e questi hanno tavola che pesa trecento libbre, e havi scritte lettere che dicono così come v'ho detto di sopra, e di sotto alla tavola è scolpito uno leone e dall'altro lato si è lo sole e la luna ancora hanno privilegi di grandi comandamenti e di grandi fatti e questi che hanno queste nobile tavole hanno per comandamento che tutte le volte che egli no cavalcano dibbiano portare sopra lo capo un opalio in significanza di grande signoria e tutte volte quando seggono, debbiano sedere in sedia d'Ariento ancora a questi cotali li dona lo grande cane una tavola ov'è vedi sopra uno gerfalco intagliato e queste tavole dona egli agli tre grandi baroni perciò che abbiano balia come egli medesimo e può te prendere lo cavallo del Signore nonché gli altri quando egli vuole or lasciamo di questa materia e conterovi delle fattezze del grande cane e di sua contenenza Capitolo 81 Della fattezza del grande cane lo grande Signore dei Signori che coblai cane è chiamato è di bella grandezza, né piccolo né grande, ma è di mezzana fatta. Egli è carnuto di bella maniera. Egli è troppo bene tagliato di tutte membre, egli ha lo suo viso bianco e vermiglio come rosa, gli occhi neri e belli, lo naso bene fatto e belli siede. Egli ha e tuttavia quattro femmine, le quali tiene per sue dirette moglie. Il maggiore figliuolo che gli hae di queste quattro moglie de essere per ragione signore dell'omperio dopo la morte di suo padre. Elle sono chiamate imperatrici, e ciascuna è chiamata per suo nome, e ciascuna di queste donne tiene corte per sé, e non vi n'anni una che non abbia trecento donzelle, e hanno molti valetti e scudieri e molti altri uomini e femmine, sicché ciascuna di queste donne ha bene in sua corte diecimila persone. E quando vuole giacere con niuna di queste donne, egli la fa venire in sua camera, e talvolta vae alla sua. Egli tiene ancora molte amiche, e rovi come. Egli è vero che egli è una generazione di tartari che sono chiamati Ungrak, che sono molto bella gente e avenante, e di queste sono scelte cento le più belle donzelle che vi sono, e sono menate al grande cane. Egli le fa guardare a donne nel palagio, e fa le giacere appresso lui in uno letto per sapere se ella è buono fiato e per sapere se ella è pulcella e ben sana d'ogni cosa. E quelle che sono buone e belle di tutte cose sono messe a servire lo Signore in tal maniera come io vi dirò. Egli è vero che ogni tre die e tre notti sei di queste donzelle servono lo Signore in camera e a letto e a ciò che bisogna. E il Signore fa di loro quello che Egli vuole. E di capo di tre dì e di tre notti vengono l'altre sei donzelle, e così va tutto l'anno di sei in sei donzelle. Capitolo 82: Dei figliuoli del grande cane. Ancora sappiate che il grande cane ha di sue quattro moglie ventidue figlioli maschi. Lo maggiore avea nome Cinghicane Cane e questi dovea essere grande cane e signore di tutto Lomperio. Ora venne che egli morio e rimase uno figliuolo che nome Temur e questo Temur de essere grande cane e signore e è ragione perché fu figliuolo del maggiore figliuolo. E si sì vi dico che questi è savio uomo e prode e bene ha provato in più battaglie. E sappiate che il grande cane ha venticinque figliuoli di sue amiche, e ciascuno è grande barone. E ancora dico che degli ventidue figliuoli che egli ha delle quattro mogli, gli sette ne sono re di grandissimi reami, e tutti mantengo bene loro regni come savi e prodi uomini. E ben è ragione che risomiglino dal padre. Di prodezza e di senno è il migliore rettore di gente e d'osti di niuno signore che mai fosse tra tartari». Or v'ho divisato del grande cane e di sue femmini e di suoi figliuoli. Or vi diviserò come egli tiene sua corte e sua maniera.